spezza il cuore. Bene, questo che avete sentito è un pezzo di un rapper italiano, Tedua, un rapper che io non conoscevo, mi è stato segnalato, a me non piace questa musica, non sono un fan di questa musica, però ecco, questo rapper italiano ha fatto un album che è uscito pochi giorni fa, i primi di giugno, e questo album lo ha intitolato La Divina Commedia. Quindi ovviamente io, essendo un appassionato di Divina Commedia, mi ha incuriosito, volevo vedere chi avesse avuto il coraggio, tra virgolette ovviamente, la sfrontatezza anche, perché no, di chiamare una sua opera come l'opera di Dante Alighieri. Quindi mi sono andato a sentire, diciamo, questo disco e mi sono accorto che questa musica, la musica di questo artista, di Tedua, è fortemente evocativa, ovvero tramite metafore, giochi di parole, allusioni e similitudini, crea delle immagini delle immagini mentali nella testa di chi l'ascolta, per arrivare a poter comunicare il suo messaggio. E questo succede anche nella Divina Commedia, ed è proprio quello che ha fatto Tedua con i suoi continui riferimenti alla Divina Commedia. I riferimenti sono appunto alle immagini evocative che riesce a creare Dante con le sue parole. Non sto parlando di immagini, di disegni, sto parlando proprio di ciò che evoca, di come descrive le cose Dante Alighieri con le sue parole. Quindi i personaggi, gli eventi, i luoghi, questi sono i continui riferimenti che fa Tedua appunto al testo dantesco, alla Divina Commedia. Ora però le similitudini finiscono qui, è semplicemente prendere, accennare qua e là a degli episodi o a dei personaggi danteschi e riportarli appunto nella propria opera, quello che fa questo rapper. Ed è qualcosa comunque di lodevole, perché sapete, prendere qualcosa che è stato scritto nel 1300, riadattarlo, inserirlo in un linguaggio giovanile, un linguaggio che parla ai giovani, è qualcosa di impegnativo. Quindi un applauso a questo rapper, un applauso a Tedua. Però, ecco, le cose, le similitudini tra la Divina Commedia e l'opera di Tedua finiscono qui, nel senso che il messaggio dantesco è estremamente lontano, diverso dal messaggio che vuole darci Tedua. Il messaggio di Tedua è un messaggio rivolto ai più giovani, un messaggio che parla del disagio dei più giovani, il disagio che hanno nell'incontrare un mondo cattivo, crudele, fortemente crudele. Nei suoi testi a volte ci sono delle situazioni fortemente brutte, crudeli, aspre. Quindi è un messaggio rivolto ad analizzare, diciamo così, a esorcizzare, a descrivere appieno questo disagio che vivono i giovani dei giorni nostri. Mentre il messaggio dantesco è tutt'altro. Il messaggio dantesco è un messaggio universale, è un messaggio che parla a tutte le genti di tutto il mondo, non solo a una categoria. È un messaggio profondo, complicato, complesso. La poesia che usa Dante è altissima e inarrivabile. Insomma, per fare un paragone, diciamo che la Divina Commedia è il mondo e l'opera di Tedua è la scala 1 a 100 miliardi di questo mondo. Questo è, diciamo, il paragone. Tedua non fa altro che accennare quella a episodi, personaggi o situazioni della Divina Commedia e a rintrodurli, rielaborarli e rintrodurli nella sua arte, nei suoi testi, e quindi a dare il suo messaggio usando le immagini mentali, ovviamente, ripeto sempre, non si tratta di disegni, che riesce ad evocare la Divina Commedia. Ora, detto ciò, salta all'occhio di come appunto ciò che è stato scritto nel 1300 da un genio, da Dante Alighieri, dopo tanti anni, dopo più di 700 anni, ancora si adatta perfettamente ai problemi dei giorni nostri. Non è la prima volta che la musica italiana attinge alla Divina Commedia, gli artisti italiani attingono alla Divina Commedia per poterci dire le loro cose. Mi viene in mente Venditti, Jovanotti, Caparezza, sul quale ho fatto un breve video su TikTok, che ci parla di Filippo Argenti. Quindi
Non è una cosa nuova, non è una novità. Certo, è una novità fare un intero disco, un intero LP, un intero disco su questa tematica, chiamandola appunto la Divina Commedia addirittura, quindi basandosi su ciò che ci dice Dante nel 1300. Quindi, come vedete, la musica cambia, ma la Divina Commedia resta. Perché? Perché è un'opera senza tempo. Questo ce lo fa vedere veramente bene il lavoro che ha fatto questo ragazzo, ci fa vedere che la Divina Commedia è un'opera che parla a tutte le genti di tutti i tempi. È qualcosa di grandioso. Quindi, che dire, mi rivolgo ai fan di Tedua o ai più giovani, ascoltate la sua opera, ripeto, lodevole da applauso, ma se i continui riferimenti che lui fa alla Divina Commedia a Dante Alighieri vi incuriosiscono, bene, andatevi a leggere anche Dante Alighieri, vedrete, non rimarrete delusi.